Dentro, ma anche fuori, nel sole di primavera, si corre all'interno del carcere romano di Rebibbia con Vivi Città 2015. Si aprono al mondo esterno 20 istituti penitenziari in una comune necessità di recupero e di perdono. La WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, che organizza la corsa, ha scelto la testimonianza di Alex Schwarzer, squalificato per doping. In questo luogo la corsa ha un grande significato simbolico, dice il presidente del CONI Malagò. Si deve dimostrare di non sbagliare più, ma i presupposti sono di stare vicino a chi, diciamo, nella parte, diciamo, non sportiva, nella parte penale invece ha commesso degli errori, e questo credo che sia un significato da apprezzare, a prescindere da quello che ovviamente sono stati gli errori sui quali tutti quanti siamo i primi ad essere dispiaciuti, che sono successi nella carriera di Schwarzer. Non sembra umanamente distante dal mondo di Rebibbia l'atleta altoatesino che sta avviando un percorso di recupero. Sono sicuro che posso fare diversamente e voglio finire la mia carriera con una, diciamo, una sensazione bella anche mia personale, perché adesso lasciare dopo il mio caso doping è brutto, perché ho fatto tanti anni di attività, di sacrificio, quindi vorrei smettere con una immagine bella.